essere il primo premio Andersen tra nella motivazione la parola trivia. Questo mi onora molto, non so che cosa voglia dire, ma mi fido. L'altro giorno in una scuola me l'hanno chiesto, credono sia una malattia, io ho vinto che non fosse, e sono stati tutti lontani per tutto il tempo. Andersen in fondo un premio me l'aveva già dato. Nel 99 mi ero presentato, era un sabato, ero presentato alla rivista, io scrivevo, facevo riviste per giornalini per bambini allegati al quotidiano. In qualche rospettino mi aveva subito chiamato il giornalista, io poi l'avevo messo anche sui biglietti da vista. E collaborare per Andersen per me era stato già un primo premio. Il primo articolo che avevo scritto era la recensione di un libro che si intitolava Babbo Natale e il vicino. Pazienza, poi si può migliorare. Poi ci sono state altre persone insomma, che mi hanno aiutato, ecco, c'è stata Grazia Nidasi con cui ho fatto l'alfabeto ebraico, sono stato tipo 78 volte a casa sua, 4 volte per ogni pagina, e parlavamo di tutto tranne del libro. La prima volta mi ha portato nel suo giardino dietro, mi ha detto di che colore è quella aiuola là in fondo, io ho detto blu, e poi mi ha accompagnato vicino a questa aiuola e lei era riuscita a far spuntare tanti fiori blu diversi, tutti nello stesso momento. Erano 16 fiori, 16 blu diversi. E poi c'è stata Beatrice Masini, che ha accettato la Repubblica delle Farfalle per Rizzoli, mi ha chiamato, ricordo benissimo quella telefonata, e mi ha detto, allora lo facciamo. E io, preso dall'emozione, non ho capito che, come era fatta la punteggiatura di questa frase. Io ho chiesto, Beatrice, dimmi la punteggiatura di questa frase, perché non riuscivo a capire se c'era un punto di domanda alla fine o un punto. E quando mi ha detto punto, ho capito che non sarebbe stato un punto, insomma, che da lì poi qualcosa sarebbe successo. E poi ci sono delle persone da ringraziare, anche qua c'è Andrea, c'è Libero, Fini, c'è veramente, e che sono le persone che poi dicono le mie cose molto prima che io le dia agli editori. Quindi sono delle carie umane che probabilmente hanno un po' di acribia nei miei confronti, ogni volta attaccata io non lo so. Grazie perché io lavoro tutto l'anno sulla memoria, insomma lavoro tutto l'anno su cose molto tristi. E quindi alla fine quando salgo su un palco faccio il cartino, forse anche per difetto, per la tua difesa.